Bene, in questo video vi farò vedere come importare un oggetto da Sketchfab, eventualmente anche con delle animazioni. Vedete questo bellissimo pesciolino da Sketchfab, quindi diciamo che l'abbiamo preso da qui. È Cute Fish, è fatto da Rick Sticky, lo trovate qui su Sketchfab. Ora, questo una volta portato su Altspace diventa, come vedete, una cosina molto carina di questo tipo. E io posso, in realtà, vi faccio vedere come lo trovo. Quindi dal mio World Editor vado sui kits e sui kits vado sui miei kits e qui sono riuscito a scaricare questo oggettino che ho chiamato pesce. Adesso qui manca l'immagine perché non ce l'ho messa, ma poi eventualmente la mettiamo. Quando andiamo sul kit del pesce abbiamo pesce 1, quindi il nome del kit si chiama pesce e l'oggettino dentro il kit si chiama pesce 1. Quindi quando io faccio questa operazione io sto creando un altro pesce e quindi l'ha creato probabilmente a fianco. Per vederlo faccio, tolgo questo, vedete che dovrebbe esserci un altro pesciolino, non lo vedo, aspettate che magari mi metto. Ah no, eccolo lì, eccolo lì. Era piccolino. E vedete, questo pesce si muove. Ora, per averlo delle stesse dimensioni dell'altro, basta andare sotto la P, pesce 1, pesce 1. Il mio probabilmente sarà questo, vedete che scala 1, gli metto scala 10, che diventa molto grosso. È diventato molto grosso laggiù. Comunque, l'idea è che potete controllarlo da queste cose. Mettiamo di nuovo scala 1. Ah no, scala 1 era il pesce l'altro, quindi questo qui che è 003 era 1 la scala giusta. Ok, scala giusta 1, così è diventato grosso come l'altro e quindi adesso noi abbiamo i due pescioni animati, uno a fianco dell'altro. Ora, scopo di questo video è di farvi vedere come riuscire a creare dei kit partendo da degli oggetti che in questo caso vengono da Sketchfab, ma potrebbero venire anche da Blender o sul quale avete fatto delle animazioni vostre. Arrivederci al prossimo video in cui farò vedere proprio l'import effettivo e le correzioni che farò in Unity del mio pescione.